Settimana scorsa varie associazioni animaliste e ambientaliste hanno inviato alle regioni una diffida chiedendo l'applicazione per i prossimi calendari dei key concept approvati a dicembre 2021. La revisione key concept, che è durata circa 4 anni, ha visto l'Italia protagonista in negativo. L'Italia di fatto ha presentato dati incoerenti e difformi da tutti quelli degli altri stati europei che si trovino alla stessa latitudine, dal Portogallo fino alla Grecia. Il Ministero, a suo tempo guidato da Costa, si è rifiutato pervicacemente di utilizzare le evidenze scientifiche più recenti, sostenendo dati che chiunque abbia un minimo di conoscenza anche solo della vita di campagna, e non parliamo di evidenze scientifiche, sa che sono del tutto incoerenti con la realtà. E contrariamente a quanto previsto dalla stessa Commissione europea, non ha coinvolto i cacciatori in questo lavoro di raccolta di dati, di studi scientifici e di conoscenze dirette di chi vive la natura. Il tordo bottaccio così in Italia comincerebbe a migrare verso i paesi del nord Europa per fare il nido già ai primi di gennaio. Cesena e Sassello attorno al 10 di gennaio, la Beccaccia anch'essa attorno al 10 di gennaio. Da Francia, Portogallo, Spagna, Austria, Croazia e Grecia, per esempio, invece queste specie non partono prima del mese di febbraio inoltrato. Le associazioni nazionali stanno interloquendo con il Ministero e con ISPRA, ma la battaglia sui calendari per la stagione 2022-2023 si preannuncia ancora più serrata di quella che già c'è stata negli ultimi anni.